Ragazzi, sono carico a palla, direzione San Siro con questi due amici che si contenderanno lo scudetto con l'Inter fino all'ultimo. Ascolta, perché? Ma perché ridi? Ma perché, scusami, non credi allo scudetto? Hai vinto con la Salernitana, grande vittoria. Paura. Io o te? Invece Daniele quest'anno che non farà l'errore che ha fatto il Milan l'anno scorso. Il sorpasso la prossima volta. Ci vediamo a San Siro, andiamo! Personale Ambrogio è arrivato, questa è la limousine che mi porterà a San Siro, si parte. Ragazzi, siamo in macchina, carichi più che mai, dietro di me Fabrizio, Emanuele, Marco per gli amici Ambrogio alla guida, direzione San Siro, siamo due cori dalla macchina. E forza Inter, faccio un gol solo per noi. E forza Inter, faccio un gol. Forza Inter, signora! Sarà stata d'accordo? Chi lo sa. Ragazzi, che partita vi aspettate voi? Fai un pronostico, Fabri. Secondo me 2-0 Inter. Ema? 2-1. Marco? 1-0. Allora, ragazzi, sulla carta partita... sulla carta semplice. Poi, come sempre, tutte le partite sono da giocare. Thiago Motta, ex eroe del triplete, ha promesso battaglia. Lo Spezia non è una squadra che fa le barricate, che mette il pullman davanti alla porta. È una squadra che cerca sempre, come il Venezia, di giocare a calcio. Meglio per noi, perché così forse avremo più spazi. Dobbiamo stare attenti, non farci infilare comunque dallo Spezia, che secondo me, ripeto, non giocherà una partita solamente difensiva. Dobbiamo portare a casa questi tre punti, perché è un turno sulla carta favorevole. E poi dopo la prossima partita ci sarà un Inter-Roma, dove vabbè, lì mi aspetto una gara molto più tosta. L'uomo della partita, ve l'ho già detto, secondo me oggi potrebbe essere il Tucu Correa. Raga, siamo arrivati alla scala del calcio. Sale la tensione, però a pancia piena la partita si guarda meglio. Vero Fabri? Vero. Andiamo bello. Ragazzi, come sempre, Star Casino Sport Civizia, oggi prima portata, tre hamburgerini, speriamo che siano tre come i gol che avrà segnato l'Inter, che segnerà l'Inter, chissà, chissà. Insalatina di polpo, cioè ragazzi, ma aspetta che la assaggiamo, perché prima dobbiamo sentire se è buono o no. Polipino. Ragazzi, è arrivato anche il dolcino, cioè qua veramente non manca niente, manca solo la vittoria dell'Inter, che speriamo arrivi. Non inquadrare che mi sto toccando. Ragazzi, partiti, attenzione, siamo già in attacco. Calcio d'angolo, calcio d'angolo, è il Tucu Correa. Mamma mia, che cialda croccante per Dumfries,
Io non lo so, ragazzi, perché ogni volta che Cialda Croccante dà un calcio al pallone, io ho una vibrazione. Cialda Croccante. No, no, la mette in mezzo, tocco Correa, tocco, 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 tocco. Tiro fuori. Vai, Tucu! Bravo Lautaro, bravo. Sacrificio, sacrificio di Lautaro, bravo. In copertura, bravo Lauti. Mezzo, vai Gianco! Calcio d'angolo per l'FC Internazionale. Ha pressato qui Gianco. Ha pressato. Ha pressato qui Gianco. Tucu Correa. Danza sul pallone e gira tutto in e gira tutto intorno alla stanza mentre il Tucu danza e gira tutto intorno alla stanza mentre il Tucu danza. Para il portiere. Noi siamo qui con te e Forza Inter intera le oh 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 oh. Bravo Django, come gioca all'indietro Django, come gioca all'indietro Django. Fuori di un pelo Lautaro Martinez, fuori di un pelo a fil di palo. Bravo Cialda, guardalo Cialda come sa fare anche il mediano di rottura, recupera il pallone la Cialda croccantissima. Oh, è mano, c'è fallo di Ray Manai. Sì. Ray Manai, l'ex interista, noi che l'abbiamo allevato al latte del nostro seno, si è permesso di fare un fallaccio su Django Dumfries. Colorante. Non è corretto, non è corretto. Chi lo salta rosso nero, eh? Chi lo salta rosso nero, chi lo salta rosso nero, Scusate, ma momento salto doveroso. Momento salto doveroso. Vai Cialda, bella questa palla per Danilo, scambio. L'avevo vista dentro. Contropiede. Grande Django Dumfries. Ragazzi, fine primo tempo, Inter in vantaggio strameritatamente. 1-0, gol di Gagliardini. Andiamo a rifocillarci. Fa freschino ragazzi, Guantini, berrettina, Inter Club. Simone Inzaghi, Simone Inzaghi, Una bomba sulla traversa! Cos'è? Calcio di rigore? Dai! Dai! Lautaro! Cialda! Stavo per farlo, cioè mentre la curva cantava il coro per Ciala, stava per fare gol. Cialda croccante! Thiago Motta, Thiago Motta, ale! Ed entra nell'Inter Trottolino amoroso. Esce Cialanoglu e io mi alzo. Eleganza di testa, la palla è fuori di un soffio,
ma ancora una volta lui, sempre lui, prepotentemente lui, l'eleganza Gagliardini. L'eleganza Gagliardini ha sempre fatto gol, ragazzi, col Genoa, con la Samp. Oggi ha timbrato lo Spezia, ce l'ha contro le squadre della Liguria, lui diventa Iniesta. Cioè, se si fa avanti il Savona e fa qua 4 gol anche al Savona, all'Imperia, cosa manca? Al Savona, all'Imperia, cosa manca? La Sanremese. Bravo D'Ambro! Simone Inzaghi! Siamo tutti inzaghizzati, San Siro è inzaghizzato, giustamente. Grande Simone! C'è un tiro in porta! Fuori di pochissimo! Tiro improvviso, fulminio, fulminante, fulminoso dello Spezia, ma Batman è lì che dice: sono presente anch'io, ci sono anch'io, e la pare. Avanza booster Di Marco, avanza booster Di Marco. Il Cigno scambia col Nigno, il Cigno, il Nigno, il Nigno, il Cigno, il Cigno, il Nigno, il Cigno. Fuori, fuori. Ragazzi, in sala hospitality, davanti ai tre panini, avevamo detto speriamo che siano quanti i gol dell'Inter. I panini erano tre, i gol dell'Inter per ora sono due, ma ci accontentiamo, ci accontentiamo, ci accontentiamo. Parato, parato, minuto 90, siamo nel recupero, Inter a un passo dal 3-0. È finita, ragazzi, vai. È finita. Ragazzi, grazie mille a Star Casino Sport, che mi ha fatto vivere come sempre un'esperienza indimenticabile. Inter batte Spezia 2-0, vittoria doveva essere e vittoria è stata. Continuiamo così, forza ragazzi, sempre forza Inter.